cambiata proprio la partita per tante cose. Magari i tifosi hanno i loro motivi per... ci sono tifosi che comunque ci sono vicini, perché lo sentiamo. Altri giustamente che ti contestano, e magari quello non ci aiuta sicuramente. Tanti ragazzi non ci aiuta, però io ho detto a tutti, dobbiamo tapparci l'orecchia, farci aiutare da chi ci vuole aiutare e andare avanti per la nostra strada. La nostra strada è questa, nel senso non mollare e continuare a lottare, perché possiamo farcela tranquillamente. Non vedo il motivo perché noi dobbiamo mollare adesso, dove ci sono tante partite e tanti punti in palio. Possiamo, come abbiamo visto, siamo andati a Salò e abbiamo fatto il risultato in 10. Ci sta contro una squadra che sta secondo in classifica. Quindi dobbiamo essere più consapevoli e, ripeto, fare meno errori, commettere meno ingenuità e, ripeto, non dobbiamo mollare nulla. Però rispetto all'anno scorso, io dico che l'anno scorso magari la squadra era molto più piatta, nel senso che almeno da quello che vedo io, l'anno scorso magari prendevamo gol e facevamo fatica a farlo e ti portavi la partita così fino alla fine magari e dovevi sperare. Quest'anno no, quest'anno noi, io vedo una squadra comunque di tanti ragazzi che corrono, si impegnano e possiamo fare di tutto, perché questo è stato il nostro percorso, è stato questo, anche se adesso stiamo purtroppo nelle ultime partite abbiamo buttato dei punti che ovviamente ci avevamo in tasca, perché con il Ravenna, la Fermana, questo è poco ma sicuro, dovevamo avere qualche punto in più e questa è stata ingenuità nostra, e quello ripeto, e noi quello non dobbiamo commentare.